Nella scorsa lezione abbiamo visto i concetti generali dell'etica cavalleresca. In questa lezione, invece, vedremo in cosa consistono i quattro cicli dell'epica cavalleresca: carolingio, bretone, spagnolo e germanico. Il primo ciclo che noi studieremo sarà il ciclo carolingio. Il ciclo carolingio è praticamente il ciclo di Carlo Magno, il ciclo di Orlando. Il ciclo carolingio è un gruppo di poemi epici medievali molto antico, forse il più antico di tutti, e ha avuto una notevole fortuna, un notevole successo presso il pubblico già fra la fine dell'11 e del XII secolo, qui del 1000 e del 1100. Le opere riguardano la storia e la leggenda dell'imperatore Carlo Magno e dei paladini di Francia, i cavalieri della sua corte. Il più importante, diciamo, è la canzone d'Orlando, la chanson de Roland o la chanson de Geste, che è l'inizio della letteratura francese. È una chiamata una canzone di gesta, cioè un poema epico che aveva lo scopo di celebrare le gesta, le imprese di un personaggio. Un tipico poema epico del Medioevo. Una canzone perché questi poemi non erano destinati alle autori personali, ma erano destinati a essere cantati dai menestrelli o nelle corti o sulle piazze. Sono infatti divisi in strofe, ci sono rime frequenti e delle assonanze, ci sono tante ripetizioni e tante parole ricorrenti con cui si definiscono i personaggi, oggetti, luoghi chiamati epiteti, come ad esempio quando chiamavano Achille Pie Veloce, oppure Pelide, eccetera. Carlo Magno è spesso definito bianco vecchio, la Francia dolce. Gli ascoltatori seguivano così più facilmente il filo della storia e riconoscevano subito i personaggi. Orlando, che è nipote dell'imperatore Carlo Magno, è, diciamo, uno dei protagonisti dell'epica medievale. Ed è lo stesso Orlando che successivamente sia Matteo Maria Boiardo che Ross, che Ludovico Ariosto prenderanno per il loro Orlando innamorato e Orlando furioso. Pare che fosse veramente vissuto alla fine dell'VIII secolo. Le cronache dell'epoca lo ristorie che erano considerati i nemici più potenti e pericolosi. Nel poema si narra che Carlo Magno, re dei Franchi, dopo 7 anni di guerra nella Spagna, fu stato in grado di sconfiggere i Saraceni e manda un nobile della sua corte chiamato Gano a trattare con il re arabo Marsilio. Gano ovviamente odia Orlando e prepara un tradimento. Convince il re Marsilio a tendere un'imboscata alla retroguardia dell'esercito francese, guidata proprio da Orlando. Mentre l'armata dei francesi, dei franchi, sta rientrando in patria, Carlo Magno sente il suono del corno di Orlando, attaccato dai nemici, e ordina all'esercito di tornare in soccorso dalla sua retroguardia. Ma Orlando e i suoi prodigi guerrieri sono ormai tutti caduti in battaglia. Al re resta che sconfiggere il nemico, portare i corpi degli eroi in Francia e condannare Gano a un'atroce morte per quello che ha fatto. Ecco, questo per quello che riguarda il ciclo carolingio. Ecco, questo per quello che riguarda il ciclo carolingio. Ora, ascoltate questo brano tratto dalla Divina Commedia, l'Inferno quanto quinto. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancillotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiati gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro che lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Ecco, Dante parla in questo caso dell'altro ciclo importante della epica cavalleresca, il ciclo bretone, e vi fa vedere quanto fosse diffuso, soprattutto anche nell'Italia del 300, questi romanzi dedicati al re Artù. Re Artù, infatti, che era il re della Britannia, da qua il nome del ciclo bretone, era il leggendario re della Britannia, ovviamente, ed era il capo dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Penso che tutti abbiate sentito parlare
di questo famoso Lertù. Infatti le imprese narrate nei romanzi del ciclo bretone sono ambientate nella Grande Bretagna, cioè l'attuale Inghilterra, e anche nella piccola Britannia, ovvero l'attuale penisola di Bretagna in Francia. Per questo l'Inghilterra, l'isola dove c'è l'Inghilterra, si chiama Gran Bretagna. La figura centrale è Artù, il re che tra il VI e il VII secolo d.C., secondo la leggenda, ha guidato l'esistenza dei Celti contro l'invasione della Bretagna. Nei romanzi, Artù e i suoi cavalieri sono rappresentati come gli uomini del tempo in cui vivevano gli autori lettori, quindi come abbigliamento, come armi, come valori, quelli della nobiltà del 1100, 1200, 1300, eccetera. Quindi l'armatura con cui noi siamo soliti pensare a Artù è sfalsata, perché in realtà Artù, il vero Re Artù, aveva un'armatura molto basilare, fatta di cuoio, con pieno di tatuaggi celtici. È un po' diversa da come ce la siamo immaginata prima, nell'epoca del ciclo bretone, e successivamente con le varie fasi hollywoodiane, diciamo. I romanzi a tavola rotonda sono, insieme ai tanti racconti in prosa, quindi sono dei veri e propri romanzi, che hanno per protagonisti i cavalieri della tavola rotonda e come soggetto le loro innumerevoli e fantastiche imprese. Gli autori erano diversi e la diffusione è stata dal XII al XIV secolo. Il più grande autore, il più importante, è Chrétien de Troyes, scritto Chrétien de Troyes, attivo tra il 1160 e il 1190, e di lui si conoscono 5 romanzi scritti in francese antico, la famosa lingua d'Oïl. Queste vicende hanno ricevuto un enorme successo presso le corti e le piazze di tutta Europa. Infatti questi romanzi raccontano che Artù aveva solo 16 anni quando è diventato re, perché solo lui è riuscito a estrarre una spada conficcata in un'incudine misteriosamente apparsa un giorno nella capitale del regno. La spada nella roccia, quello della Disney. Se non l'avete visto, vi consiglio di guardarlo, un bellissimo film, per tutti ovviamente, ed è abbastanza fedele al ciclo di Artù. Alla sua corte, su suggerimento del vecchio saggio Manco Merlino, ha fatto sistemare una grande tavola circolare chiamata tavola rotonda, attorno alla quale sono disposte le seggiole per 150 cavalieri. Questa disposizione a cerchio significa che non c'è nessuno superiore agli altri e che tutti sono uniti da un profondo spirito di fratellanza. Questo è un concetto importantissimo. Su ogni seggio c'è scritto a lettere d'oro il nome del cavaliere che deve occuparlo. L'Ancillotto, Ivano, Galvano, Perceval, sui nomi dei cavalieri più famosi. Solo un seggio e senza nome porta la scritta seggio periglioso. Merlino avverte che può essere occupato solo dal miglior cavaliere del mondo, quello che riuscirà a compiere la più importante missione voluta da Dio, la ricerca del Sacro Graal. I romanzi di Artù hanno delle trame molto confusionarie, molto ingarbugliate, nelle quali ci sono avventure molto fantastiche, un vero e proprio fantasy, una sorta di Signore degli Anelli ante litteram, una sorta di Signore degli Anelli prima del tempo, che si susseguono ad un ritmo davvero incalzante. Cioè, gli eroi passano da uno spettacolare torneo, un duello mortale con un gigante, da una battuta di caccia a una festa di corte, da un pranzo splendente di ore e gemme preziose a cupe, infide foreste o delle rovine, dai riti della religione cristiana agli incantesimi e alle pozioni magiche. E l'impresa di cui parlavamo prima è proprio la conquista del Sacro Graal, che è la coppa usata da Gesù Cristo nell'ultima cena con gli apostoli per istituire il sacramento Eucaristia, e nella stessa coppa, secondo tradizione, Giuseppe d'Arimatea ha raccolto il sangue di Gesù Cristo. E la coppa pareva fosse portata in Europa da Longino, il centurione romano, che dopo aver ferito al costato Gesù in croce si è repentito e convertito al cristianesimo. Attenzione, vi dico queste nozioni soltanto per capire l'epica, non per motivi di religione o per farvi una lezione di religione. Il vaso, questa coppa, questo Graal, può essere trovato da questo cavaliere puro che
sui solo possedere il suo seggio periglioso da tavola rotonda. E questo onore è riservato a Galahad, il figlio di Lancillotto. Galahad trova la coppa nella reggia del re pescatore, detto così perché uno dei suoi antenati del popolo con il pesce miracolosamente fatto comparire dalla coppa. E a questa reliquia si attribuisce il potere di poter risanare le ferite. Ovviamente l'unità e l'accordo che regna tra tutti i suoi cavalieri, simboleggiati a questa tavola rotonda senza nessuno superiore agli altri, si interrompe quando Lancillotto si innamora della regina Ginevra, la moglie del re. Lancillotto in questo caso tradisce, perché loro hanno un amore passionale. Vedete quello che dicevamo prima, che l'amore deve essere puro, anche poteva esserci. E Artù perde così uno dei cavalieri più forti perché lo allontana e lo punisce. E i suoi nemici ne approfittano per scatenare delle guerre terribili. Artù muore in combattimento e con lui muore il mondo dei cavalieri. Per quel che riguarda la Spagna, abbiamo un'opera importante che è fondamentale anche per capire l'opera di Reconquista, che vedremo in storia fra breve. L'opera più importante è il Cantar del Cid. Si tratta delle avventure di Rodrigo Díaz, il conte di Bivar, un nobile della corte di Castiglia, conosciuto come il Cid Campeador, cioè signore delle battaglie. Questa opera fu composta da un anonimo attorno al 1140, io l'ho studiata proprio in spagnolo medievale. Il conte venne ucciso nel 1099, ma fu uno dei protagonisti della guerra della Reconquista degli stati spagnoli contro gli stati arabi nella penisola iberica. Vi ricordo che la Reconquista è un termine spagnolo che identifica un lungo periodo di circa 750 anni in cui i cristiani conquistarono i regni musulmani di Al-Andalus della penisola iberica. Reconquista avanzò dal nord al sud della penisola. C'è una lezione speciale in storia che vi sto preparando, o magari abbiamo già fatto. Il Cantar del mio Cid è un poema in versi di lunghezza non regolare ed è il primo documento della letteratura spagnola ed è scritto in un antico castigliano da cui deriva il metro spagnolo moderno. Questo poema è importante perché si vede la nascita di una nuova lingua letteraria romanza. Inoltre il poema celebra il popolo spagnolo che combatte per la propria patria per la religione cristiana. Come vi dicevo, il poema, l'autore è incerto, è ignoto. Non sappiamo se per Abad, l'ultimo manoscritto che ci è giunto quasi incompleto da noi, non sappiamo se fosse un copista o un giullare in servizio alla corte di un qualche re di Castiglia. In questo poema si canta la lealtà e l'onore del Cid, di Rodrigo Díaz. In seguito a una congiura da parte di alcuni cortigiani invidiosi, il Cid viene mandato in esilio, accusato di essere appropriato dei tributi che aspettano al re. Attenzione, è un conte, non è un re, quindi è un vassallo del re. Il nobile, tuttavia, mantiene questa fedeltà al re come vassallo, il re era Alfonso VI, fino a riuscire a conquistare la città di Valencia e la occupa in nome dello stesso Alfonso VI. Come in una fiaba, alla fine la giustizia trionfa, il Cid torna presso il re, diventa ricco e famoso e le sue figlie sposano il principe di Navarra e il principe d'Aragona. Rispetto ad altri poemi epici, il Cantare del mio Cid ha il tono di una cronaca storica, perché il protagonista è davvero esistito ed è stato realmente un cavaliere. L'ultima parte di cicli dell'epica cavalleresca che noi affronteremo sono quelli germanici. Si dicono poemi del ciclo germanico tutti quelli che si possono raggruppare in forma di poesia epica diffusa in tutti i popoli dell'Europa settentrionale, perché i romani edicavano, vi ricordate, genericamente con i germani le popolazioni stanziate a est del fiume Reno. E durante antiche migrazioni di questi popoli sono nate molte leggende narrate per secoli a voce dai cantori. Questi poemi sono Beowulf, il più antico, che è ambientato in Danimarca. Edda, che è un poema dell'Islanda che narra le imprese, le gesta, mi raccomando, fissatevi questa parola in testa, le gesta
degli eroi del Valhalla, cioè la dimora degli dei e degli eroi morti in battaglia, fra i quali spicca Odino, il dio della poesia, della guerra e della morte. E famosa la canzone dei Nibelunghi, il più che è scritta in tedesco, sono 8.000 versi divisi in 39 canti che narrano le imprese di Sigfrido, quello che Wagner prenderà per il suo famoso Oro del Reno, la sua opera più famosa. Tenendo presente la canzone dei Nibelunghi, l'autore che ha scritto quest'opera è un poeta di origine austriaca di cui non sappiamo il nome. Ha rielaborato tutte queste leggende fra il 1200 e il 1205. Infatti il nome Nibelunghi era la stirpe originale dei nani che custodiscono un tesoro. In seguito i Nibelunghi divennero anche guerrieri e gli abitanti di un territorio. Infatti il tema fondamentale della leggenda è quella dell'oro di questi Nibelunghi, di questi nani, su cui pesa una maledizione. L'oro si può moltiplicare grazie a un anello magico che però porta sventure a chi lo possiede. La vicenda è questa qui. Viene divisa in due parti. Nella prima parte si parla dell'eroe Sigfrido che giunge alla città di Worms, capitale dei Burgundi, e decise di conquistare la bella Crimilde, che è la sorella di Re Gunther. Sigfrido ottiene la mano di Crimilde dopo aver aiutato con i suoi mezzi magici il Re Gunther a conquistare Brunhilde, la regina di Islanda. Quindi si celebrano il doppio patrimonio. Crimilde sposa Sigfrido e suo fratello Gunther sposa Brunhilde. Brunhilde però è gelosa di Crimilde, vuole la morte di Sigfrido e a questo scopo, grazie a Hagen, un vassallo potente e fedele del marito, ottiene un aiuto nei suoi piani. Infatti, durante la battuta di caccia, Hagen uccide Sigfrido con una freccia avvelenata in un unico punto vulnerabile. Ui, cosa vi ricorda questo? La morte di Achille? Ma guarda un po'. Allora, Gunther e Hagen si impadroniscono del tesoro nei Nibelunghi conquistato da Sigfrido e lo nascondono nel letto del fiume Reno. In questa seconda parte si narra la vendetta di Crimilde, la quale accetta di sposare Attila, il re degli Unni, in cambio della promessa che il re consentirà ogni suo volere. In seguito Crimilde provoca una battaglia fra i Burgundi e gli Unni che termina con la distruzione dei due popoli. Crimilde uccide il fratello Gunther e Hagen e entrambi muoiono senza rivelare dove hanno nascosto il tesoro dei Nibelunghi. Alla fine anche Crimilde viene uccisa. Ecco, dopo questa lunga digressione sul ciclo cavalleresco, ora tocca a voi divertirvi, godervi queste bellissime opere, che vi posso garantire sono molto belle da leggere.